Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi è giovedì 7 dicembre 2023, Sant'Ambrogio Vescovo, auguri ai festeggiati. A Roma il sole è sorto alle 7.24 e tramonta alle 16.39 ora solare, a Milano alle 7.50 e tramonta alle 16.38, luna che si leva all'1.26 per tramontare alle 13.34. Proverbio di oggi, morto un papa se ne fa un altro. Andiamo da Cade, il 7 dicembre del 1851 viene brevettato il frigo. Nella 41 Seconda Guerra Mondiale il Giappone sferra un attacco alla base navale americana di Pearl Harbor. L'episodio segna l'ingresso ufficiale dell'America nel conflitto. E ancora in questo giorno del 72 viene lanciata l'Apollo 17, l'ultima delle missioni sulla Luna del programma Apollo. È il 1988 quando in Armenia un terremoto di magnitudo 6.9 della scala Richter provoca morti, feriti e senza tetto. Nel 2000 a Nizza viene proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il 7 dicembre del 2006 esce la console Nintendo in Australia e in Italia. Sono nati oggi nel 1598 Gian Lorenzo Bernini, il massimo genio del barocco della scultura, nato a Napoli. Nel 1863 nasce Pietro Mascagni, tra i maggiori compositori del periodo 800 e 900, caposcuola del verismo, nato a Livorno. E nel 1944 Mino Reitano, l'anima genuina della canzone italiana. La nostra frase aforisma di oggi, l'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis, lo diceva Oscar Wilde. Termina il nostro almanacco del 7 di dicembre, domani 8, giorno dell'Immacolata, domani preparatevi perché cambieremo anche la nostra scenografia. Un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, appuntamento quindi a domani e ovviamente continuate a seguire Stereo 5 TV. Ciao! L'almanacco torna domani.